Ciao e bentornati su Unnecessary Pixels, il canale che vi fa scoprire un gioco nuovo ogni giorno. Io sono Paolo e oggi parliamo di Gwent, The Witcher Card Game. Gwent è un gioco che nasce all'interno di The Witcher 3, come gioco che gioca il nostro protagonista con altre persone. È un gioco di carte collezionabile e lo scopo durante Witcher 3, tra le varie cose, sarà una missione secondaria, quella di raccogliere tutte le varie carte da vari personaggi importanti all'interno dell'ambientazione. Siccome questo Gwent ha avuto un discreto successo di pubblico, è piaciuto un sacco, c'è gente che si collegava a Witcher 3 solo per giocare a Gwent, CD Projekt Red ha ben pensato di farne una versione standalone e di renderla disponibile, diciamo, al pubblico. Questa che io ho provato è l'open beta, la beta che c'è adesso di Gwent, quindi non ho provato la versione definitiva, finirà difatti nella playlist degli accessi anticipati. Le regole del Gwent sono rimaste le stesse che ci sono dentro The Witcher 3. Come funziona Gwent? Praticamente si gioca in tre round successivi con tre campi di battaglia, il corpo a corpo, la distanza e l'artiglieria, fondamentalmente le macchine d'assedio. Noi potremo in ogni turno giocare una carta. La carta verrà posizionata in una delle tre, dei tre campi, che sono fondamentalmente tre fasce di campo, tre di fronte a tre, ok? Speculari. Alla fine della mano, chi ha un valore totale di creature sulle carte, i numeri che ci sono sulle carte, superiore all'avversario, vince. Si gioca in tre round, dicevo. La particolarità di Gwent è che il primo round si pescano un tot di carte, alla fine del primo round si tengono tutte le carte pescate nel primo round e non utilizzate, se ne pescano due aggiuntive. All'inizio del terzo round, con quello che ci rimane, se ne pesca un'altra. Ok, la meccanica è piuttosto semplice, nel senso che non dovremo fare nient'altro che cercare di alzare il nostro valore totale e abbassare il valore totale dell'avversario, grazie anche ad alcuni incantesimi che eliminano carte, cambiano il valore di carte cambiano il valore delle carte di un campo di battaglia in entrambi gli schieramenti. Faccio un esempio: ci sono delle carte meteorologiche, ok, che per esempio sono la nebbia. La nebbia fa sì che tutte le carte messe da entrambi i giocatori all'interno della fascia dei ranged abbiano valore 1. Quindi se il nostro avversario ha puntato tutto su carte molto forti ma soltanto in quella fascia, con una semplice carta meteorologica potremo praticamente annullare completamente la sua efficacia. Ok, le meccaniche sono, dicevo, piuttosto semplici. Ci sarà la meccanica del giocare le carte in combo tra di loro, quindi della creazione del mazzo come in qualunque gioco di carte collezionabile. Ci sarà la meccanica di in più ci sarà la meccanica di sapere quando arrendersi e non sprecare carte per poter magari perdere un round e vincere il round successivo. Questo perché la partita Gwent la vince chi vince due round su tre. Ok, meccaniche facili da spiegare: se avete giocato a Gwent una volta nella vita, quelle sono le regole, altrimenti vi incomincio a dire che Gwent è un gioco che piace e piacerà a chi non ama i giochi di carte collezionabili. Nel senso che un sacco degli elementi dei giochi di carte collezionabili non sono presenti all'interno del gioco in questione. Per esempio, non esiste il concetto di pescare ad ogni turno. Quindi le carte che ci vengono date all'inizio della partita sono quelle che ci restano in mano e dovremo cercare di fare il miglior uso possibile delle carte che abbiamo in mano per vincere la partita. Ok, cominciamo dalle cose belle di Gwent. Gwent ha delle ottime art, CD Projekt Red sicuramente è capace di scegliere e utilizzare delle belle illustrazioni, sia le illustrazioni che l'aspetto dell'interfaccia di gioco sono piacevoli, sono chiare. Devo dire che mi sono piaciute tutte, in alcuni casi anche per alcuni personaggi sono anche animate, e questo è assolutamente positivo. L'interfaccia di gioco è quella standard di un card game, quindi non ci sarà nulla che chi ha già giocato un card game qualunque non trovi familiare.
Non vi ho ancora detto che ci sono varie razze giocabili, ogni razza ha un generale, il generale ha un potere che può essere usato una volta a partita, piuttosto forte, che può essere usato una volta sola a partita. Ok, per quanto mi riguarda, il mio parere tecnico di Gwent finisce qua nell'elencare le cose positive, nel senso che Gwent è un gioco di carte che, come vi ho detto, è assolutamente atipico. Io lo trovo un gioco di carte estremamente piatto. E so che qua mi attirerò l'ira di chi il Gwent lo ama e non vede l'ora di giocare a Gwent senza dover lanciare Witcher 3 e dover quindi andare a cercare dei giocatori di Gwent nell'ambientazione. Trovo che la meccanica sia estremamente piatta, che il fatto di che la partita sia interamente decisa dal numero, dal valore del nominale delle carte, che deve essere più alto di quello dell'avversario, sia una meccanica piuttosto noiosa, e il sistema di gioco che fa sì che le carte che io giochi possono essere sì attaccate dal nemico, ma siano difficilmente come ve lo spiego questa cosa qua? Allora, fondamentalmente, capiamoci. In Gwent, se io ho pescato tutte carte da 10 e il mio avversario ha pescato tutte carte da 1, il mio avversario è fottuto. Ok? Quindi, nella pescata, a meno che io non faccia degli errori madornali nel giocare le carte, e quindi non sfrutti le combo, faccia l'errore che dicevo prima, cioè giocare tutto su un unico campo e quindi l'avversario abbia una carta che me lo annulla, tendenzialmente il valore nominale della carta ha un impatto nel gioco enorme, che viene difficilmente contrastato dal nostro avversario. Il che vuol dire che se noi avremo due mazzi con dei numeri piuttosto simili, allora la partita sarà decisa dai poteri. Se i due mazzi hanno dei numeri molto differenti, con una grande disparità, il gioco è assolutamente determinato dalla prima giocata che facciamo. Cioè, dalla prima pescata che facciamo. Le carte che abbiamo in mano all'inizio determinano già se io vinco o perdo, a meno che io non faccia degli errori madornali, ok? Tipo aver già vinto e continuare a giocare, per esempio. Questo vuol dire che avere le carte più forti è una sicura via per la vittoria. A differenza di altri giochi, prendiamo il leader in questo momento dei giochi di carte collezionabili su PC, che è Hearthstone. In Hearthstone io posso avere un mazzo più debole dell'avversario, ma se l'avversario ha un sacco di occasioni per sbagliare la giocata e perdere questo vantaggio, e io, il mio modo di giocare ha un'influenza molto grande sulle mie probabilità di vittoria. Certo, c'è una componente di fortuna, certo il mio avversario può top deckare la carta definitiva, giocarla e cambiare il corso della partita, certo ci sono carte molto forti, ok? Ma in generale ci sarà sempre un po' di gioco tra quello che può fare il mio mazzo e quello che posso fare io, il che mi permetterà, con un mazzo di un certo livello, a seconda della mia abilità, di riuscire a piazzarmi un po' più su o un po' più giù in classifica rispetto a quello che il mazzo da solo potrebbe fare. In Gwent il 90% della vostra partita è determinato dal vostro mazzo. Conseguentemente, essendo un gioco di carte collezionabile, il 90% della partita dipende dalle carte che avete. Quindi, conseguentemente a questa cosa qui, Gwent è uno dei giochi moderni di fascia alta, nel senso che non è un gioco sviluppato da dei coreani in un sottoscala, che ha una meccanica pay to win fortissima, e io le meccaniche pay to win non le sopporto per niente. Nel complesso, in più, oltre a questo che vi ho detto, secondo me Gwent ha anche un altro problema, e cioè gli manca un fattore di divertimento nell'essere giocato. Cioè, a me sembra un gioco per ragionieri. Tutto è determinato dal numero, le nostre giocate non sono nulla, cioè non hanno neanche gusto nel giocare la carta forte. La carta forte sarà un 10 che si limiterà a scendere giù e a restare lì. Ok, non farà niente. Se su queste carte ci fosse scritto un numero e sotto un effetto, sarebbe uguale. Potrebbero togliere le illustrazioni, che sono un make-up di un gioco che fondamentalmente è un gioco strettamente numerico. Ok? Io devo dire che Gwent
speravo lo migliorassero rispetto a quello che era in Witcher 3. In Witcher 3 io ammetto che ho fatto due o tre missioni di Gwent, le prime che ti danno all'inizio per vedere com'era, poi ho ignorato completamente il Gwent e sono andato avanti per la mia strada. E lo dice uno che tende a farle questo tipo di missioni, questo tipo di cose, soprattutto perché magari all'interno di un gioco più complesso, all'interno di un gioco molto diverso, la pausa Gwent è una pausa per giocare a qualcos'altro. Anziché spegnere, fare una partita, che spegnere Witcher 3 e fare una partita Hearthstone, dico va bene, adesso prima di fare una missione mi faccio una partita Gwent. Magari recupero un oggetto, magari parlo con un PNG, va bene, cioè è inserito in una trama. Giocato come gioco standalone, secondo me perde tutto il suo significato. Questa è la mia opinione su Gwent, dal punto di vista sia personale, del mio piacere nel giocarlo, sia da un punto di vista di game design, perché trovo che ci siano delle pecche enormi a livello di game design, che Gwent abbia avuto un grosso megafono nel suo essere dentro Witcher 3, ma che in sé, secondo me, non sia un gioco che valga la pena seguire e tenere d'occhio. Io vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Unnecessary Pixels. Ovviamente, se avete un parere discordante dal mio, vi invito a scriverlo nei commenti argomentandolo, così magari ne discutiamo assieme. Noi ci vediamo al prossimo video di Unnecessary Pixels. Ciao!